questa guida vi mostrerò come evocare gli spiriti, quale strumento ci serve e come ottenere gli spiriti dei lupi. Benvenuti miei ombri in una nuova guida su Elden Ring. Iniziamo subito. Cosa dobbiamo fare per evocare gli spiriti? Ci servirà uno strumento, dopodiché dovremo anche trovare le ceneri di questi spiriti. Ce ne sono diversi, ma diciamo che i primi che incontrerete saranno sicuramente i lupi. Perché? Perché lo strumento che ci serve per evocare gli spiriti si prende direttamente dalla stessa persona che poi vi darà subito gli spiriti di questi lupi. Allora, come si fa ad ottenere lo strumento e gli spiriti dei lupi? Dovremo innanzitutto arrivare fino al punto in cui prenderemo la cavalcatura, quindi torrente. Io adesso vi faccio vedere velocemente la strada per chi ancora non lo sapesse, comunque è veramente molto molto veloce. Allora passate di qua. Qui abbiamo la chiesa dove c'è il mercante. Continuiamo a percorrere tutta questa strada qua. Voglio essere il più preciso possibile, così non ci sono fraintendimenti. Siamo partiti dal luogo di grazia primo passo, non ve l'ho fatto vedere ma penso fosse pienamente riconoscibile. Poi qua abbiamo questo accampamento e qua sulla sinistra troveremo appunto la cavalcatura torrente, per l'appunto. Quando interagirete con questo luogo di grazia qui avrete poi anche la possibilità di aumentare di livello il vostro personaggio, insomma le varie statistiche. Dopodiché cosa dovrete fare subito dopo che c'è stata questa cutscene che vi hanno dato appunto torrente? Dovrete teletrasportarvi, quindi tornare indietro. È una cosa molto semplice ma in realtà facilmente missabile, perché appunto bisogna tornare indietro alla chiesa di Ellen. Allora, se io adesso vado qua vi mostro che è apparsa una strega. Questa strega appare solamente di notte e per poter ottenere da lei gli strumenti necessari, le ceneri e la campana, dovremo appunto prima prendere torrente. Quindi ecco perché ve l'ho fatto vedere. Allora, parliamoci. È un piacere conoscerti, Tarnished. Sono la witch Rena. Ho sentito parlare di un Tarnished hurtling about atop a spectral steed. E dopo looking into the matter, the talk I surmise is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. Eccolo qua. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Campana evoca spiriti e ceneri di lupi solitari. Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the earth tree, the spirits will obey thine command but briefly, as they recall battles past. Now it is thine to do with as thou wishest. Una campana spiritica ti permette di evocare spiriti dalle ceneri. In genere l'evocazione consuma PA. Puoi evocare un solo tipo di spirito alla volta, non è possibile evocare spiriti in multigiocatore. Allora, gli spiriti, tra l'altro, non si possono evocare sempre, dovunque, ma soltanto in determinate zone, che poi possono essere gli scontri contro i boss, oppure degli accampamenti, eccetera, eccetera. Però, per esempio, qui io adesso non li potrei evocare. Vi faccio vedere innanzitutto cosa dovete fare per evocarli. Andare su equipaggiamento, equipaggiare le ceneri, in questo caso dei lupi, negli slot dove ci sono le ampolle. Le andiamo a selezionare, vedete che sono grigi perché non si possono evocare. Come fate a sapere quando li potete evocare? Vedete quella specie di lapide? Quando c'è quel simbolino lì vuol dire che li potete evocare. Eccoli qua. Consumano PA, un bel po' di PA, poi ci sono altre ceneri che evocano altri tipi di spiriti che consumano più o meno a seconda. E combatteranno fino alla morte, come vedete in questo caso sono tre. Adesso però credo che spariranno. Quando lampeggia così è probabile che ci stiamo allontanando dalla zona. Comunque, vediamo se riesco a combattere. Ok.
e loro inizieranno ad attaccare. Ora, fanno un buon quantitativo di danno, non troppissimo, non elevatissimo, ma la cosa fondamentale è che vi tengono il nemico a distanza. Specialmente se siete un astrologo, questa è una cosa estremamente importante e utile, perché mentre siete distanti potete lanciare i vostri incantesimi, le vostre stregonerie ai nemici, oppure ricaricarvi con le ampolle e così via. Sono molto utili, ecco, vedete che sono scomparsi perché sono uscito dalla zona. Sono molto utili anche con tutte le altre classi, perché, ripeto, loro tankano e voi ricaricate la vita, il mana, quello che è. Comunque, direi che per questo video è tutto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avevate già sbloccato la possibilità di evocare gli spiriti e lo spirito dei lupi. Beh, quello in realtà è collegato, perché se avete sbloccato uno avrete sbloccato per forza anche l'altro. Ci sono tante ceneri sparse per l'interregno, qualcuna l'ho già trovata durante le mie live, quindi nel caso, se volete seguirmi anche in live, mi trovate su Twitch quasi tutte le sere, in realtà dalla domenica al giovedì per essere precisi, dalle 8 in poi. E sto giocando molto ad agio perché vado ad esplorare praticamente ogni cosa. Bene, direi che per questo video è tutto. Mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utili tra cui il messaggio li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video. Ciao!